Non si è? Ah sì, se ci sono... Sì? So... Do you want me to do? I'm gonna tell you. Right. But you're gonna start, okay? Okay. Okay. What should I do? You should throw it to somebody. I keep this. Yeah, yeah. So, what we're going to do now is we're going to form connections. So, already some people were seeing where those connections were lying. And we're going to practice each other's names and remember the things that people were looking for and the things that people had to offer. Allora, in questa fase dobbiamo cercare di formare delle connessioni, ok? Quindi dobbiamo cercare di ricordare e di praticare i nomi delle persone che sono vicine, dobbiamo cercare anche di ricordare quali sono gli input e gli output che queste persone hanno menzionato nella presentazione precedente. È chiaro? No? No. È chiaro, sì. So, Saviana can start. And the idea is that you're going to say the person's name, and if you don't remember, just ask. It's okay to ask people's names. And toss the ball to them while holding the string. Allora, incomincia Saviana, che darà, passerà la palla, passerà il gomitolo all'altra persona. La persona che passa il gomitolo deve ricordare il nome della persona a cui l'ha passato. Però nel caso in cui non lo ricordi, la persona che ha ricevuto il gomitolo potrà chiaramente dirlo. Quindi proviamo. Più sette. E dovete input sempre tenere input-output, ricordavo. E dovete sempre tenere il filo. Chi lo lancia tiene il filo. And say why you're making that connection. E deve anche spiegare perché... Fantastico. L'effetto terra è crollato. E chi lancia il gomitolo a chi deve dire per quale motivo, deve spiegare la motivazione per il quale, per le quali ha lanciato, ha passato la palla. Una ultra arida questa. Mi interessa. And then you can go back and forth, like it can be your turn now. Puoi farlo tu adesso. Patrizia for wine and Taralli for the organization of events because she's great at organizing events. Okay. And for the fact she is very sympathetic. E dove lo metto? Okay. For bicycle riding in Altamurgia. Or her knowledge about herbs, her availability to share her knowledge. Back to Carmine. She was struck by the fact that he's a psychiatrist, but he's here to become a farmer, to become a peasant. Back to Alberto for his wheat. Fortuna che non era per la migliore, eh?
For the wheat and offer for the fact that he said that he wants to gain and offer love. No, ma devi tenere il filo, devi tenere il filo. Valentina, il suo stato di transizione politico è importante, penso, per chiunque. Valentina for transition. Transition towards evolution rather than towards revolution. Francesca per la sua famiglia in transizione. Francesca for her family in transition. To Andrea. For his frustrations about education. Valeria per la tua durezza, per la tua capacità di fare qualunque cosa. For Valeria for her ability to do anything. Devo prendere io Valeria per le sue ricette di marmellata. No, io ho sentito un'altra marmellata, però non dico che devo mangiare io. Io Brasile. Come il tuo nome, scusa? Sara. E a chi tocca ancora? Per il suo orto sinergico. For a synergic garden, vegetable garden. For her journey, experience, yoga, the fact that she comes from Brazil. Ilaria, for her knowledge about environmental education, eco-literacy, recipes. It's really deep passion for all those topics. Gianpaola, for her knowledge about the herbs. Back to Ignazio, the promoter of all this. Cassandra, her experience with children as a school teacher. Soap makers. She has already got the can. Sì. From to Michele from Ravenna, because he comes from Ravenna, which is north of Italy, and for his farm. Andrea. To Doug for your Reiki knowledge. Intuisce qualcosa. No, se volete lo posso dire ora, che veramente non
non mi arrivava niente al momento. No, in realtà, vabbè, a parte tutto quello che uno si aspetta dal corso di permacultura. Well, apart from expectation from a course on permaculture. Scambiarsi le conoscenze sia anche qualcosa che si faccia con le mani, con gli occhi. It is important to exchange knowledge with use of our hands, with our eyes. Ci scambiassimo le esperienze, ognuno invitando and we should exchange experience. Di casa, il proprio orto, la propria azienda. Getting acquainted with our realities, with our houses, with our homes, with our gardens. Oddio, calzone di cipolla. She comes from Acquaviva, and the main plate is a calzone di cipolla. It's an onion pie, an onion pie. She can prepare an onion pie for everybody. Well, for her ability to cook, to prepare meals. You said you brought lunch and my love for good food. So, Roberta? Who's here? Federica, because she wants to, she's here to share experience with the others, to share views, exchange views. Chissà perché è l'ultimo, carino. Peccato. Ma invece sì. Lo lancio a Saviana. A Saviana. Back to Saviana. Tutto torna alla pace, Saviana. Hai dimenticato la foto? Tieni, tira. From Marco to Patrizia, because she organized wonderful courses. Io voglio una connessione particolare che è col territorio, col genius loci, per favore. A connection with the territory, with the genius loci, the spirit of the land. Io lo vorrei dare a tutti voi, insomma. And he wants to give it back to everyone. To the middle. Can you throw it to the middle? Or passatelo a tutti quanti per tutte le cose che potete offrire. To everyone for all the things that we can offer. Again. Shina can host you in Brazil. She can host everyone in Brazil. Anche abitante può offrire ospitalità perché il marito di Brasile. Per chi non fosse interessato al Brasile, c'è anche di non vuole spostarsi per l'italiano la terrale. L'abitante, mettiamo la musica brasiliana. Sai che scocciatura in Brasile. Meglio la sua terra.
Would you Kirsch? Facciamo l'inverso. A tutti, perché ognuno ha una cosa in particolare che a me interessa. Quindi è difficile. Mi collego con anche così. She wants to get connected with everyone because she's interested in all the things which have been said. Passando per il Cogdola, se volete. Hai la precedenza. Anche a Cogdola c'è una base. Io vivo tra Lunga e l'Argentina, quindi abbiamo una casa a Cogdola, sotto lo gigante. Bellissimo, chi ti piace fare camminate. Con tetto vivo, con tetto vivo, rocket. Quando partiamo? Quando va? Speriamo il gruppo. Te speriamo il gruppo a cosa? Prossimo laboratorio. Io San Paolo. In Argentina. Quello la regione pure pagherà per viaggio. Pugliese, secondo me come no? Quello. Pugliese ferma culturisti del mondo. Sono arrivati quasi. Quando ferma culturisti? Non c'ho. Il Permatur, c'è un ragazzo che quest'estate l'ho incontrato a Città della Luce. Sven met a guy last summer, and he invented a Permatur because he's following Saviana in her courses and the courses that she delivers. They invented a Permatur. Okay, well, I hope you can notice the pattern that has developed here. Immagino che abbiate notato che fitta rete si sia creata, che modello si sia creato. Because this is exactly how ecology and sustainable local economies work. Perché questo è esattamente il modello di funzionamento della ecologia, della sostenibilità locale. No. Because in nature there are many different connections that happen that brings a resilient system. In natura esistono diverse connessioni che creano un sistema resiliente. Because if one part of the system drops out, the system is still in place. Perché se una parte del sistema si interrompe, cade, il sistema però è tuttora attuato, realizzato, costituito. And this system is still alive. It's still there. And it shows how resilient our ecosystem is today for everything to still be functioning, even though we've taken so many of these threads out. E quindi, vedete, il sistema è ancora vivo, il modello è ancora vivo, è ancora presente, e questo dimostra quanto sia resiliente l'ecosistema. Anche se alcuni di questi fili sono venuti a mancare, il sistema continua a funzionare, e questa è la resilienza dell'ecosistema naturale. And it's our need and our responsibility to now make our economic systems more resilient. E adesso tocca a noi, è il nostro bisogno, ma è anche la nostra responsabilità, quello di rendere il sistema economico resiliente. Because what is continued to happen is globalization and big brands, big corporations, big box stores come in and they ruin the local economy. Perché ci troviamo nell'epoca della globalizzazione, i grandi brand, i grandi marchi, le grandi multinazionali, quindi il grande retail, che non fa che distruggere la piccola economia locale. And each time they come in,
new strands are broken. E quando questi nuovi brand, questi marchi entrano, secondo il sistema della globalizzazione, questi fili si spezzano, si sciolgono. But we have to reorganize ourselves so that we can reinsert these strands of local economy. Dobbiamo riorganizzarci in modo tale da riallacciare i fili dell'economia locale. And this takes innovation. And it takes creativity. And e tutto ciò richiede tutto ciò porta naturalmente all'innovazione, alla creatività. And it's our responsibility. We can't wait for government, for corporations. We have to be innovators and entrepreneurs to help put these strands back in place. Ed è la nostra responsabilità, siamo noi responsabili, non dobbiamo aspettare che lo faccia il governo, che lo faccia lo Stato, che lo facciano le aziende o gli imprenditori. Noi siamo innovatori e imprenditori e dobbiamo noi ristabilire le connessioni e i fili. Because we all have inputs and outputs in our daily lives, and how can we meet those more locally? Noi abbiamo tutti input e output nella quotidianità del nostro vivere, per cui dobbiamo far valere questi principi. So this is part of the journey, is to understand how nature works and then apply that understanding to many different systems. Permaculture is not just about agriculture. E questo fa parte del sistema. Dobbiamo capire come funziona la natura e applicare i principi ai diversi sistemi. E la permacultura è uno di questi aspetti, uno di questi sistemi. And permaculture is a holistic system, so you can see these different strands in different sciences, whether it's physics, chemistry, biology, sociology. La permacultura è un sistema olistico, quindi che racchiude diversi fili, diverse sfaccettature, la fisica, la chimica, la biologia, la sociologia. We're specialized generalists. That's a nickname for permaculturists. Siamo dei generalisti specializzati, questo è una sorta di pseudonimo, di vezzeggiativo che si applica alla permacultura. So this really is the beginning of a lifelong journey. We should have started much younger learning all of these things, but now we have the opportunity and we have information at our fingertips always. È un viaggio che continua per tutta la vita, un viaggio che in realtà dovrebbe essere intrapreso già in giovanissima età. Ma adesso abbiamo le opportunità, abbiamo le informazioni a disposizione, quindi è tempo di mettersi in viaggio. We can do Google searches, we can watch YouTube videos, but the greatest way to learn is that I've found is through experiencing and trying without fear, and also talking to other people, finding mentors. Possiamo utilizzare la rete, possiamo fare ricerche in Google, possiamo guardare video su YouTube, ma secondo Doug la cosa migliore per imparare è farlo attraverso l'esperienza, vivere le esperienze, fare tutto senza avere paura, quindi con coraggio, parlare agli altri, solo in questo modo possiamo imparare. So let's use this community that we formed to learn from each other. Quindi utilizziamo la comunità che abbiamo costituito per imparare la lezione dell'altro. Both now and in the future. Ora e anche in futuro. And people have talked about a network. I'm heavily involved in permaculture in Portugal. And our movement there is really, really strong because we have a really good network of designers and people out in the field. E avete tutti parlato di network della rete e Doug è coinvolto in un progetto di permacultura in Portogallo. È un progetto molto importante, molto forte, grazie proprio alla presenza di una fortissima rete, di un fortissimo network, anche supportato da designer di network. So I think it's time to take a break. And I don't know how long the break is, what time it is. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Italian 2 minutes.
Italian 2 minutes, which means like half. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Not German. And then we'll meet again in the classroom. Adesso abbiamo tempo per fare un break, una pausa, e poi ci rivedremo in aula. Ok. Adesso un pescatore che fa rating. Do you reckon we could put the chairs round? Because they're like just to move. Senti, vabbè, mica sai gli attivatori biologici, dove si depositano? Ha detto che in giù c'è un non piccolo, quello grande, il piccolo. Allora il piccolo, fermati al primo albero a destra. Perché, no, perché... No, forse Saviana sicuramente può spiegarlo, ma io l'ho letto, perché la contrazione di, è la contrazione di permanent agriculture, però in realtà è un... vogliono sottolineare l'aspetto culturale, ecco perché dicono permacultura, ma sicuramente... No. No. Ok. Okay, well, yeah, now we're going to go a bit deeper into what is permaculture and this course itself. Adesso entriamo più nei dettagli del corso, su come sarà strutturato questo corso, che cos'è la permacultura. So Bill Mollison wrote a book in 1981 that is, the front cover is, you can see, no, you can't see, yes, you can see there. Questo è un libro scritto nel 1981 da Bill Mollison. Questa è la copertina dell'opera di Bill Mollison. It's a very big book. It's over 500 pages. Più di 500 pagine. But the format of this course is based on the 14 chapters that are in that book. Naturalmente questo corso si basa sui 14 capitoli inclusi nell'opera di Mollison. I myself also rely heavily on the other book that he wrote in 1991 called Introduction to Permaculture. E io personalmente mi ispiro molto anche sul libro scritto da Bill Mollison nel 91. Ah, questo è tradotto in italiano. Yeah. Yeah. And I really recommend that, is especially if it's in Italian, as a good book to start with. È un ottimo libro da cui incominciare, anche perché è disponibile la versione in italiano. I use this other book, The Designer's Manual. Utilizza anche quest'altro libro chiamato Designer's Manual, quindi il manuale del designer. More is encyclopedia, is a reference tool. È uno strumento di riferimento, una sorta di opera enciclopedica. So if I'm going to go to the tropics, the humid tropics, I read that chapter before I go to remember some of the teachings and lessons that are in that chapter. Per esempio, se vado nei tropici, nella zona umida dei tropici, allora faccio riferimento al capitolo dedicato alla zona tropicale umida come riferimento per quello che poi verrà realizzato. Designer's Manual, Designer's Manual, Designer's Manual. E Designer's Manual non è scritto, non è tradotto in italiano, no. Designer's Manual, Designer, apostrofo S, Manual, Manual. And the graphic that you see here in the middle is from the other person that started permaculture named David Holmgren. Il grafico al centro è stato il grafico preso da un altro autore chiamato David Holmgren. And we'll talk more about Bill and David here in just a minute, but I'm going to talk about myself for a little bit. Naturalmente parlerò di me stesso con dei riferimenti anche a Bill e David. So this is where I grew up. Questo è il posto dove sono cresciuto. This house right here. Questa è la casa. I grew up in the suburbs of a major industrial city in the United States of America.
È un sobborgo di una grande città industriale negli Stati Uniti. It's called Cincinnati, Ohio. Cincinnati, nell'Ohio. It's a German place. Un luogo tedesco di origine tedesca. It was settled by Germans when people went there in the early 1800s to live there, you had to speak German. È una città fondata da una colonia di tedeschi che si erano insediati in questa zona agli inizi del 1800. In fact, in the States in the early 1800s, there was a vote whether English or German would be the official language, and German lost by one vote. E all'inizio del 1800 fu sancito, quindi ci fu una votazione per stabilire quale dovesse essere la lingua da adottare, inglese o tedesco. Il tedesco perse e quindi da allora si incominciò a parlare inglese. L'inglese diventò la lingua ufficiale. The city itself is composed of many different European-based bloods and also African-based bloods. In questa zona, in questa città di Cincinnati, ci sono molte persone di origine europea e naturalmente anche molte persone di origine africana. So part of my blood is Italian blood. Sono in parte italiano, ho sangue italiano nelle vene. And I got to meet my Italian side of my family just a couple of months ago in a little village called Felito in Campania. E in Campania alcuni mesi fa ho incontrato alcuni dei miei parenti italiani. So this even though I lived in the suburbs of a major city, I had the fortune to be able to walk out of this door and be into the forest in 5 seconds. Nonostante abitassi nella periferia di questa città, di questa grossa città industriale americana, in 5 secondi, quindi a un tiro di schioppo, uscivo dalla porta di casa e mi ritrovavo in una foresta. So there's a stream that runs through here that I also got to interact with daily. C'è anche un corso d'acqua lì che scorre lì nei pressi. Whether it was in the middle of the summer with the fish and the snakes and the turtles and the frogs. E in estate, per esempio, mi trovavo quindi con la natura, con pesci, con le rane, uccelli acquatici. Or in the winter when it was completely frozen over. Oppure durante l'inverno questo corso d'acqua era completamente ghiacciato. Another piece of property that was very influential on my connection to nature early on in my life was this piece of property, which is owned by my grandparents. E un altro pezzo di terra, un altro appezzamento che ha avuto una forte influenza sulla mia vita e quindi sulla mia connessione con la natura è proprio questa proprietà, questa terra che era di proprietà di mio nonno. It's 26 hectares with a 7-hectare lake in the middle of it and lots of forest. 26 ettari con un lago di circa 7 ettari nel bel mezzo. So I'm very, very fortunate to have grown up with this piece of property. Quindi sono stato veramente fortunatissimo proprio perché sono cresciuto in questa campagna. If you turned the camera this way, you'd have a much different view, and it's another story. Però se spostiamo la prospettiva da un altro angolo, allora la storia cambia completamente di sapori. So I spent the first 21 years of my life growing up in the suburbs, living a very typical American life, working at the mall, consuming. I primi 21 anni della mia vita sono stati quelli di un ragazzo tipicamente americano, quindi vivevo nella periferia di una città industriale e lavoravo nei grandi magazzini, nei mall, e tutto all'insegna del consumismo, del consumo. And on September 11th, 2001, I happened to I happened to move out of the city for the first time. L'11 settembre del 2001 mi sono allontanato dalla città per la prima volta. Just happened to be the day, and I moved to the other side of the state of Ohio. Mi sono recato dall'altra parte dello stato dell'Ohio. And it's much different.
trees, scenario everywhere. Completamente diverso, alberi dappertutto. And this is where I studied fish and wildlife management. E in questo luogo ho studiato itticoltura e quindi gestione dei pesci, delle risorse acquatiche. And I was able to further my connection with nature through information. Pertanto sono riuscito a rafforzare il mio collegamento, la mia connessione con la natura attraverso l'acquisizione di informazioni. And developing my ability to read ecological systems in the field. Quindi sviluppando la capacità, la competenza di leggere i sistemi ecologici in campo. From there I moved out west to further my studies of fisheries. Poi mi sono spostato ancora più a ovest per approfondire i miei studi sulle risorse ittiche. And I was a very naive person from the Midwest of the United States, thinking everything was going to be perfect on the West Coast. Ed ero molto ingenuo, molto naif, come un tipico americano che si sposta dal Midwest verso il West, quindi il sogno americano, pensando che nel West americano tutto potesse essere assolutamente perfetto. But there was also an ecological disaster. Ma ho trovato un disastro ecologico. There is home to the redwood forest where I was. E questa è la sequoia, questa è la foresta di sequoia. And imagine a tree filling this whole room. Immaginate un albero che riempie questa stanza. And 125 meters tall. 125 metri in altezza. That's the redwoods. Questa è la sequoia. But they were being cut down at a rate that was. Ma erano state però tagliate. Un vero disastro. And so I was feeling very desperate. E il mio sentimento era quello sicuramente di disperazione. And like many others, I was ready to chain myself to the trees so they wouldn't be cut. Ero pronto ad incatenarmi ad un tronco di sequoia per impedirne l'abbattimento. But I decided that I wanted to take a proactive approach to life, wanting to give my energy to things that I wanted instead of fighting against what I didn't want. Ma ho deciso di assumere un atteggiamento, un approccio proattivo alla vita, cioè fare in modo che accadesse quello che io non volevo, quello che io volevo accadesse. And that's when I found out about permaculture. Ed è così che mi sono imbattuto nella permacultura. And so I took my permaculture design course, the same course that you're involved in. Ho seguito un corso sul design della permacultura di questo tipo. In 2005. Nel 2005. On the west coast of the United States. Sulla costa west, sulla costa occidentale degli Stati Uniti. And from there I've been able to travel the world studying culture, agriculture and permaculture. Ever since. E poi ho cominciato a viaggiare in tutto il mondo per studiare l'agricoltura e in tutte le sue sfaccettature in vari paesi del mondo. Working in tropical climates like Costa Rica, Malaysia, Singapore, India, Dominican Republic. E mi sono recato spesso nei paesi tropicali, Costa Rica, Malesia, Singapore, altri. Working in temperate climates like in Argentina, in Ohio, in Iowa, and in some parts of Europe. In paesi, regioni temperate, Argentina, Ohio, Iowa, anche in alcuni paesi europei. And I've been fortunate enough to work in different Mediterranean climate zones throughout the world. E ho avuto anche la fortuna di lavorare in molti paesi a clima di tipo mediterraneo. Parts of New Zealand have Mediterranean climate. Una parte della Nuova Zelanda ha un clima di tipo mediterraneo. Parts of California also California, have this. Anche and, in California. Where I work quite extensively in Portugal also has this climate. E anche il Portogallo decisamente un clima di tipo mediterraneo. So I started a company a few years ago called Trio Permaculture. Ho creato una società alcuni anni fa chiamato Trio, sempre di permacultura. That travels the world delivering courses like this, doing farm
management and also consulting. E che si occupa dell'organizzazione di corsi di questo tipo in tutto il mondo, quindi di gestione del territorio, sempre secondo i principi della permacultura. So I just show this and tell this story just to say that anybody can get involved in permaculture. You don't necessarily need a background in agriculture. E questo per dirvi che chiunque può approcciarsi alla permacultura, non è strettamente necessario che si abbia un background di tipo agronomico o agricolo. When I took my PDC in 2005, I had never put a seed into the ground. E nel 2005, quando quindi mi sono avvicinato a questo settore, non avevo mai messo un seme nel terreno. So, we're gonna move on now, and we're gonna look at what is permaculture. And for me, permaculture is philosophical as well as very practical. And for me, the quote that sums it up, the philosophy that I feel embodies permaculture, is this one. Ebbene, adesso che cos'è la permacultura per me? È un concetto per certi versi sicuramente filosofico, ma anche un concetto che ha molte sfaccettature pratiche. Ed è questo il significato di permacultura. Sebbene i problemi del mondo siano sempre più complessi, le soluzioni sono terribilmente semplici. So now we're going to develop some concepts around permaculture. Cercheremo adesso di sviluppare alcuni concetti sulla permacultura. So what I want you to do on a piece of paper, each person is going to do this. Prendete un foglio, prendete tutti un foglio. Get a new piece if you need. Un nuovo need. Foglio, un yeah. Foglio nuovo, bianco. Okay. And do this, draw a circle in the middle of the paper. Disegnate un cerchio al centro del foglio. With the word permaculture in the middle. E scrivete permacultura. Ma foglio, possiamo anche scrivere qua. No, ha detto su un foglio bianco, su un foglio nuovo. It can basta be che sia notebook. Bianco. It can be in their notebooks. It doesn't have to be out. Anche se avete, non so se state usando un quaderno. And I want you to partner up. No. Okay, so I want you to partner up with somebody sitting next to you, and then. Quindi mettetevi due a due con il vostro vicino. Develop what we would call a mind map. E dobbiamo sviluppare quella che definiamo una mappa concettuale, mind map, mappa concettuale. And write in words that you think. Embody permaculture. E dovete scrivere dei termini che secondo voi sono la rappresentazione, l'incarnazione della permacultura. So that you can develop a definition of permaculture. In modo tale che possiate poi sviluppare, elaborare una definizione di permacultura. È chiaro? Claro? Chiaro? Tutti? Allora, devi fare così e concettuale, eh? Un'app concettuale. So, right. E qua dentro devi scrivere due parole che secondo te rappresentano, incarnano il concetto di permacultura. Una qui e una qui. Solo due, sì. Just two. No, just no, two no, words. No, more. No, adesso incominciate con queste e poi di più. Mappa? Mappa mentale, sì, sì. Quindi qui. Okay. Uff. Stinks. Ma per farlo a coppia come No, aspetta, adesso intanto incominciate da questa fase. Incominciate da questa fase, poi lui non è ancora andato oltre. Queste sono le istruzioni per partire. Aspetta, adesso aspettiamo le sue istruzioni. So in your groups
generate lists. It can be more than just two bubbles. Just throw out the concepts. It's allora, just a brainstorm. Sempre in gruppo, ok? Dovete fare scrivere una serie di queste nuvolette e in ciascuna nuvoletta dovete scrivere una parola che secondo voi, sì, che secondo voi incarna il concetto di permacultura. Ok? Insieme in gruppo, dovete mettervi a gruppo. Per esempio, voi due siete vicini a questo. Intorno al cerchio centrale con la permacultura fate tante nuvolette come quelle dei fumetti, tutte quelle che volete, scrivete le parole per voi, ok? What time are we going to finish that? Because I just didn't know, because we started late, if we were going to go into the break or we were going to have a full 2-hour break. Sì, stanno facendo le nuvolette. Ma tu abitavi alla Chiliapula? Ti ricordi che ci vedevamo in piscina? Ma vabbè, ma ormai risale a 30 anni fa. No, una cosa. Elvira. Cioè, risale veramente 30 anni fa. Io non abitavo alla Chiliapula, abitavo là vicino. Ma sono passati veramente 30 anni, quindi... Ah, grazie. Qua la kid della NATO.
Ho preso il signore, mentre mangiava l'uva. Ho preso il signore mentre mangiava l'uva. Meglio di così. La natura. Dal produttore al consumatore. Da. Vai, droga, e vai. Abbiamo seguito un corso che i concimi non fanno soltanto drogano il territorio, drogano le piante. Cioè farlo riprendere. Come quando tu siete pronti? Sì? Ragazzi, siete pronti? Pronti? Ok. No, I'm just waiting for everybody. Hello? Okay. So now you're going to have the opportunity to share some of the thoughts that that you have about what is permaculture. E adesso condividiamo le vostre riflessioni su cos'è la permacultura. So we're probably going to use the hand system. Andiamo per alzata di mano? To indicate that you have something to say rather than everybody just saying. Sì, per non parlare tutti contemporaneamente. Vabbè. Per non parlare tutti contemporaneamente, andiamo per alzata di mano. I'm going to write on the blackboard. Yeah, yeah. Per me la permacultura. Per me la permacultura abbiamo pensato che possa essere la capacità di progettualizzare. Permaculture is the ability to per design, modificare gli errori del passato e riprogettare il futuro. In modo che tutti gli esseri, non solo umani, possano vivere bene. So that everyone, not only the living, not only the humans, but all living organisms, all human beings, in good conditions and well. So how can we? Yeah, what are going to write? Actually, I'll write it, and then maybe you can translate it. Okay. Yeah. Okay. Design. Quindi progettazione, va bene? Sì? Va bene progettazione. Want me to write it here in Italian? Yeah, actually, yeah, let's do it that way. Convivenza. Abbiamo in inglese non lo so dire. E what? Ah, okay. Yeah. Do you want to write that one? Is that what it says? Yeah. Okay. No, this is it. Okay. Allora, convivenza. Yes. Okay. Okay. È osservazione, quindi non reazione ma azione. Not reactions but actions, observations and actions. Ok, yeah. E quindi scriviamo osservazione. La permacultura è un sistema orizzontale dove in un ecosistema naturale, attraverso l'agricoltura organica, si ha la multifunzionalità. Multifunctionality is assured. Multifunctionality? Okay. Yeah. The key word? Yeah. Okay. Yeah. Can I write? You can also put organic farming. Organic? Yeah. Organic. I write organic farming. Yeah. Noi abbiamo più che altro messo delle parole così al vento. Well, some words.
Quindi condivisione è una parola che condivisione è una parola che pensiamo, guardando la parola permacultura ci viene di immediato. E anche la diversità. La diversità. Diversity. Come ricchezza. Diversity as wealth. Mm. Poi abbiamo messo alimentazione, agricoltura, nutrition, agriculture, natura, ecosistema. Nature, quindi so, abbiamo fatto questo carnevale, dai. So, what are we going to write? Share, yeah. The first sharing. One was a sharing. Yeah. Yeah. Allora. Yeah. Saving. Saving, what do you mean saving? Saving. Okay. How do you say it in Italian? Risparmio. Okay. Am I right? Okay. E anche noi abbiamo messo diverse parole, per esempio sistema, biodiversità, complessità. System, biodiversity, complexity. E sostenibilità. Sustainability. Vorremmo aggiungere, per esempio, imitazione della natura. Imitation of nature. Creazione dell'abbondanza. Creation of abundance. So where are we going to abundance. Write? Abundance. What was the other one she said? Imitation of nature. Yeah. And biodiversity. So it's not up there yet. E noi abbiamo, anche noi abbiamo delle parole, abbiamo aggiunto armonia, benessere, harmony, connessione, well-being, connection, dei sistemi naturali antropici, connection of natural and man-made systems, progettazione, design, consapevolezza, awareness, e autarchia. Autarchy. Sistema che si autorigenera. A self-regenerating system. Okay. That we're going to write. Yeah, all of them. All of them? Ok, devi ripetere tutte, dobbiamo scrivere tutte. Regenerative. Allora, no, devo scriverle in italiano. Dimmele in italiano. Allora, devi prendere niente. Armonia. Benessere. Benessere, poi che altro? Progettazione. Progettazione c'è già, c'è yeah. Già. Connessione dei sistemi. Connessione. Sì, sistemi naturali. Ma progettazione, non vuol dire project. No, sì. Non funziona più il pennarello. Consapevolezza. Continuiamo con il loop. Ok. Sistema autorigenerante. Posso? Ok. Posso? Anche noi abbiamo usato delle parole. Progettualità complessa abbiamo messo. Complex design. Nel senso che si coordinano più, cioè una multidisciplinare, insomma. It's the basis of a multidisciplinary approach. Sostenibile. Sustainability. Armonia, anche una olistica. Quindi holistic una visione approach. Tutta coordinata, anche, produttiva. Scusami, non ho sentito. Produttiva, chiaramente. Non è un coordinamento decorativo, insomma. Okay, it's not a decorative coordination, but a productive. È autosufficienza. And self-sufficiency. Self-sufficiency. What okay. Am I going to write? All of them? Holistic, no more room. Complexity.
Yeah, we'll just go with those two. Complessità. She's going to explain the concept of resilience. Resilience is the ability of a form to get the same form after a modification. In ecology, resilience is the ability of an ecosystem under the stress equilibrio. To find another equilibrium. Excuse me. Scusa. Done. Finito. Devo ripetere? No. E resilienza in fluidodinamica è la capacità che ha una forma di tornare nella sua forma originaria una volta che è stata modificata, invece in ecologia è del sistema di ritrovare dopo lo stress un altro equilibrio e per noi permacultura è possibilità. Permaculture is for them an opportunity. Rispetto e civiltà. Respect and civic sense. What am I going to write? Simpatica la cosa che noi siamo arrivati alla conclusione che invece la permacultura è semplicità e non complessità, perché ragionando nel minor dispendio energetico e quindi nella condivisione sulle varie siamo arrivati alla semplicità invece che alla complessità. For them permaculture means simplicity. Altra definizione, complessità viene da una teoria che ormai da 20 anni, 25 anni che ha una sua struttura, e complessità è tipica dei sistemi, degli ecosistemi, quindi non vuol dire che sia complicato, infatti quello è in realtà complicated, not complex, ma vuol dire che diciamo l'insieme, il sistema stesso raggiunge delle caratteristiche molto più interessanti, molto più evolute della somma degli elementi di cui fa parte. Than the summation of all the elements that make it up. Infatti la semplicità è il fatto che non puoi capire fino alla fine, quindi that's why she advocates simplicity. Okay. Shall I write simplicity? Yeah. So one more person? Anybody else? Una mais? C'è sì, biologica. Sì, infatti alcune abbiamo già scritte. Noi abbiamo scritto di diverso, appunto, resilienza e quindi equilibrio dinamico. Resilience, dynamic equilibrium. E in più un po' di parole di tipo generale come some adattamento, more general terms like adaptation, rigenerazione, regeneration, rispetto. Respect. Ah, io avevo pensato anche ad aggiungere bellezza, non so se sono d'accordo. Beauty. Bellezza. Beauty. E armonia. Armonia c'è già, no? Ma connessioni spazio-temporali, biodiversità, è stato detto. Ma forse ci sono già tutte. La prima forse che hai detto non è riportata. Resilienza, l'abbiamo resilienza scritto. Equilibrio dinamico. Forse resilienza non abbiamo ancora scritto. Shall I write resilience? Please. Chi vuole il microfono? Fatti. So through this exercise we've seen that there's a diversity of perspectives on what is permaculture. Abbiamo visto con questo esercizio una diversità di prospettive relative alla permacultura. And I believe that's one of the strengths of this movement is that there isn't just one definition. Uno dei punti di forza di questo movimento è proprio l'assenza di una unica, di una singola definizione. And so one thing that I ask students to do in the courses that I normally facilitate is at the end of the course write a definition.
Ebbene, di solito chiedo ai miei studenti, quando animo corsi di questo genere, alla fine del corso di scrivere una definizione. And why? Because after this experience of being here for 2 weeks or whatever the time is, people are going to ask, what have you been up to the last 2 weeks? E questo perché di solito ai miei studenti sicuramente verrà chiesto, dopo aver frequentato un corso di 2 settimane sulla permacultura, verrà chiesto allora che cos'è la permacultura, quindi la capacità anche di elaborare una definizione. Ma è giusto che sia così. And you have to be able to deliver the elevator pitch to sell the idea and to explain what is permaculture. E quindi dovete essere capaci di spiegare, quindi di trasferire il messaggio, che cos'è, su che cos'è la permacultura. So when you combine these words into a sentence, you can come up with a definition. Se mettete insieme tutte queste parole in un'unica frase, quindi in questo modo elaborerete la vostra definizione di permacultura. So that's what I did here, and it's just a lot of words. E quello che ho fatto qui, vedete, una serie di parole, una dietro l'altra. It's not right, it's not wrong, it's just my interpretation. Non possiamo dire né che sia giusta né che sia sbagliata, ma è la mia interpretazione. And many of the words that you said are up here. E molte delle parole da voi menzionate sono qui riportate. Like integration. Integrazione. Like imitating nature. Imitare la natura. Reflecting factor. Efficiency. Efficienza. Abundance. Abbondanza. With this key that it's going to be good both for people, the planet, and our economic systems. Cioè, sono delle parole chiave che si adattano perfettamente alle persone, alla popolazione, al pianeta, al sistema economico. Ok? Va bene? Ok, è chiaro? So again, I encourage each person to come up with their own perspective on what is permaculture, because some people are going to be concentrated more on agriculture or ecology or children's education or energy systems or building. So through your perspective, through your background, you can develop it. Ecco perché incoraggio tutte le persone a fare uno sforzo, a porsi nella propria prospettiva, perché c'è chi sarà più incline all'agricoltura, chi all'ecologia, all'educazione, all'edilizia, quindi ognuno di noi ha una prospettiva. So here's a picture of the two founders of permaculture. E questa è la foto dei due fondatori della permacultura. And there's a third one. Yes, you know. Of course. Okay. But tell us. Tell us. No. I don't know. I actually don't know. I don't know who the third one is. No, it's interesting. Okay. Do you want to tell us? Tell the story of how permaculture came to be? Okay. So, just like the definition, there's many versions of how permaculture started. Allora, proprio come la definizione, ci sono anche diverse versioni sull'avvio, sull'inizio della permacultura. But the one that I've heard, the one that I know, is that David Holmgren was a university student of Bill Mollison. Allora, quella che conosco io, David Holmgren era lo studente di Bill Mollison. And he was writing his master's thesis. E stava scrivendo, redigendo la sua tesi di master. And he had this really great concept about integrated agriculture. Con questi concetti altisonanti di integrazione dell'agricoltura. Buildings, animals and water systems. Sistemi idrici, sistemi animali. And Bill was a mentor and a guide for him, because of his extensive time spent in wild areas and also studying the world's problems. E Bill Mollison fu il suo mentore, la sua guida, perché viveva a lungo nella natura aperta, quindi nella natura più selvaggia. So they came together and published the first book on permaculture.
the first book on quindi scrissero insieme il primo libro sulla permacultura called Permaculture One in 1978. Chiamata Permaculture One nel 78. So I tend to teach more from Bill Mollison's perspective. Allora, io mi ispiro maggiormente alla prospettiva di Bill Mollison. David Holmgren is, I find, very theoretical. Mentre Holmgren, almeno questo è un punto di vista personale, è più teorico. And big picture thinking. E pensa a grandi scenari. Whereas Bill Mollison was more focused on, yeah, like physical things that you were doing on a farm or on a site or in a village. Mentre Bill Mollison è più concentrato su su un'attività più ristretta, più limitata, legata ad un paese, ad un terreno, ad una proprietà. And I tend to like to dig and to plant and do those sorts of things rather than think about society. E mi piace molto di più l'attività fisica, quindi zappare, scavare fossi, piantare, piuttosto che pensare ai grandi sistemi, alla società. So some of Bill and David, some of their inspirations, I'm just going to show a couple of key figures, I believe, and what helped them to develop this concept known as permaculture. Alcuni dati che secondo Doug hanno permesso a Bill e a David di sviluppare il concetto della permacultura. I have really big ears and this thing is like so this is Masanobu Fukuoka. He was a Japanese scientist who returned to the countryside and learned a lot about himself through agriculture. Allora, questo è uno scienziato giapponese, Fukuoka, che è tornato alla terra dopo tanti anni e dove ha imparato a conoscere se stesso grazie al ritorno alla terra. And with the philosophy that Bill generated, you can tell it was influenced from the East. You can tell? It was influenced from the East. Ah, sorry. Allora, con quindi con la filosofia di Bill la filosofia di Bill è sicuramente stata influenzata da questo approccio con l'Est. And Fukuoka was doing something that's really, really amazing, which was building soil and growing grain, because normally the two don't go together. Building, so what do you mean by building soil? Like increasing topsoil. Ah, ok. Allora, e Fukuoka faceva una cosa veramente molto particolare, nel senso erano due cose in contraddizione, accumulare il suolo e piantare grano. And his teachings helped Bill to understand a lot about time and space relationships. In questo modo è stato possibile apprendere ancora più informazioni sulla relazione tempo-spazio. And this is a wonderful book to start with as well, especially if you want to see how philosophy and practicality meet. Questo è un libro molto interessante, soprattutto per cercare per capire come si incontrano la filosofia, come si sposa la filosofia con l'attività pratica. One Straw Revolution. Si chiama The One Straw Revolution. Another very influential person on the founding of permaculture was a gentleman named J. Russell Smith. Un altro signore che ha contribuito allo sviluppo della permacultura è John Russell Smith. And he wrote a book called A Permanent Agriculture. Autore del libro A Permanent Agriculture, agricoltura permanente, negli anni 30. So it's not hard to figure out where they got the name from. Quindi capite perché permacultura si chiama così. But they did a slight marketing twist, which is to combine two words. Ma quindi si è fatto una specie di trucco di marketing combinando le due parole. So what J. Russell Smith was observing was massive soil depletion. Allora, questo autore che cosa aveva osservato? L'esaurimento
massiccio del suolo. Those that drawing represents train cars filled with soil. E questo disegno rappresenta dei vagoni di treno riempiti di suolo. So that many train cars filled back to back to back to back all around the world 27 times. Quindi per 27 volte fanno il giro di tutto la terra, di tutto l'emisfero, di tutta la terra, di tutto il globo, riempiti ciascuno con terreno. Was how much soil we were losing out of the United States of America every year. E questo per trasferire l'idea della quantità di suolo che viene perso, ridotto ogni anno negli Stati Uniti. Because we had an incredible bank of natural capital. Perché avevamo prima una banca enorme di capitale naturale. From the system of Native Americans. Dal sistema degli indigeni americani. Fire. Incendi. Buffalo. And the oak tree. I bufali. And the oak tree. Sì, e le querce. So that combination built soil. Quindi questa combinazione ha creato un accumulo di suolo. It's 10 meters deep in some places. In alcuni luoghi che raggiunge una profondità di 10 milioni di But metri. But as agriculture changed, that system was broken and the soil. Ma con il cambiamento dell'agricoltura, questo sistema si è stato profondamente modificato. So what J. Russell Smith was advocating was insert tree crops back into our agricultural systems. Allora, quest'autore, questo scienziato, che cosa sosteneva? Che bisognava ritornare alla coltivazione degli alberi, quindi ripristinare l'arboricoltura nel sistema agricolo. Because far too often we were relying on annual crops for our caloric input and animal caloric input. E per troppo tempo ci siamo basati soltanto sulle colture annuali e quindi non sulle colture perenni. This is a wonderful example. What's the name in Italian? No, Black Locust è la robinia, sì, ma non è questa l'Honey Locust, no. Potrebbe dire riforestazione, no? In questo caso, c'era per no, lui parla di trucco. You can see the pods of the. This is a picture from quello Bulgaria. Il baccello. It's like alfaroba, like carob, but much è bigger. È come il carrubo, però molto più grande. Allora. But it's a very good animal feed. Ed è ottima per l'alimentazione degli animali. Just like in the States now, we're using corn and soy to feed pigs. When we could be using acorns, chestnuts, and hickory nuts. Quindi si possono utilizzare per l'alimentazione soprattutto dei suini e come è comparabile alla ghianda, le ghiande che vengono date ai suini. And where the design aspect of permaculture comes in, I believe, is from P.A. Yeomans. Allora, il principio del design in permacultura, quindi la progettazione, deriva da questo altro autore, P.A. Yeomans. And Yeomans was an interesting character because he was a miner. Era un minatore, veramente un personaggio. And he was making a lot of money. E faceva molti soldi. Mining in Australia, which is a very mineral rich place. Soprattutto perché si occupava di giacimenti minerari in un luogo particolarmente ricco. And like others in the 1950s, if you had Triacanto. Quella di prima, scusate, Triacanto, giusto per vostra informazione. Like others making a lot of money in the 1950s, the good thing to do for tax reasons allora, was buy a farm. Allora, negli anni 50, come accadeva per altri grossi personaggi dell'epoca, per evitare le tasse si poteva comprare terra agricola, quindi si potevano comprare fattorie. And so he bought a farm, a fairly large farm. It was about 125 hectare.
ha quindi deciso di comprare una grossa fattoria di circa 125 ettari di superficie. And he put his brother-in-law in charge. E con a capo suo cognato. And in the first season of having the farm, a fire started. Ma nella prima stagione scoppiò un incendio. And his brother-in-law died in that fire. E suo cognato morì in quell'incendio. So he spent the rest of his life trying to make a very fire-prone place more resistant to fire. E trascorse il resto della sua vita nel tentativo di creare una zona che fosse meno suscettibile agli incendi. So he started a system of capturing water and moving water around a site. Quindi progettò questo sistema, una sorta di bacino imbrifero per la raccolta delle acque che poi veniva distribuita in tutta l'azienda. And he started a planning system based on things that could be changed the most versus things that couldn't be changed very much at all. Quindi creando un sistema partendo dalle cose che potevano essere cambiate con un ritmo maggiore per procedere verso poi cose più difficili da cambiare. And I believe this is where the design aspect comes from. E crede quindi che questa sia l'origine dell'aspetto legato al design, alla progettazione. Bill Mollison was also highly influenced by indigenous cultures. E Bill Mollison è anche influenzato dalla cultura indigena. And not just native North American or South American or indigenous or aboriginals. Gli indigeni dell'America del Nord, del Sud, gli aborigeni. But also European-based cultures are some of our traditions as well. Ma anche la cultura di origine europea, le tradizioni europee. And according to somebody who traveled with Bill Mollison for quite a while, this book up here, Ferment and Human Nutrition, Bill Mollison considers this his most important work. Allora, per alcuni scienziati, alcune persone che hanno viaggiato a lungo estensivamente con Bill Mollison, e quindi ritengono queste persone che, secondo Bill Mollison, era questa la sua opera più importante. And myself and Saviana also share this passion for fermentation, and for me it's a way to connect culture and food together into delicious. Anche Saviana e Doug amano questo aspetto in modo particolare, la fermentazione, cioè unire la alcolica. Quindi unire la cultura e l'alimentazione. Also, one of the big points of this slide is that Bill Mollison started to understand that if we were going to create change on planet Earth, that we needed a more balanced perspective. E un altro aspetto importante relativo a questa fotografia, a questa slide, è che Bill Mollison aveva capito che per il cambiamento sulla Terra era necessario raggiungere un punto di equilibrio. Because ever since that famous philosopher Descartes, we started to move into just material-based thinking. Perché secondo il filosofo Cartesio ci si incomincia a muovere pensando agli aspetti più materiali. And through study of indigenous cultures, Bill was able to interpret that there's another mode of thinking known as pattern-based thinking. E attraverso la scoperta della cultura indigena, Bill Mollison ha identificato una cultura non legata ad un modello univoco. He devoted one chapter of the 14 to patterns, which we'll get to on the third day. E ha dedicato un capitolo dei 14 capitoli proprio a questo aspetto, di cui discuterete il terzo giorno del vostro incontro. But in essence, for me, this whole course is about this pattern-based thinking balanced with our material-based thinking.
ma l'essenza è naturalmente questo pensiero che si basa sul modello, che è in perfetto equilibrio con il pensiero e la meditazione materiale. It's a little bit after 1 o'clock right now. We started a little bit late, okay. But I think as the facilitator in this moment, it's good for me to check in with you guys to see if it's okay if I keep going for, say, another 15, 20 minutes, or if people need caput right now. Allora, a questo punto della mattinata sono l'una e cinque, abbiamo incominciato un po' tardi, però Doug vuole sapere da voi se ce la fate, possiamo spendere ancora 15-20 minuti oppure siete stanchi, l'attenzione ormai va scemando, e a voi allora. Yeah. Cosa volete fare? Sì? Yeah. Sì? Va bene? Ok. Okay. Io non ce la faccio più. Mas mate. Ormai. Ah, ok. So, it's true. So the next thing that we're going to evaluate is the state of the world. Prossimo step, valutazione dello stato del mondo. So, adesso non saranno più 20 minuti, no, credo. Like This is a petroglyph from Costa Rica that I saw. Yeah. Petroglyph, like a carving in stone. Ah, sì, un'incisione in Costa Rica. So we're gonna evaluate the state of the world in this moment. So like before, I want you to team up with somebody, and I want you to discuss the state of the world. Allora di nuovo, rimettetevi in gruppo, dovete fare un lavoro di gruppo, ok? E discutere dello stato del mondo. You can discuss, quindi di nuovo in gruppo. You can discuss things that are positive, things that are negative. Gli aspetti positivi, gli aspetti negativi. And I want you to try to take an example. Let's say you start talking about banks. Okay, try to take it beyond just bankers do this and this and this and that. Okay, and try to understand baseline emotions behind these actions that are happening on planet Earth. Allora, ad esempio, se pensate alle banche, al sistema bancario, dovete andare al di là di quello che i banchieri fanno o non fanno. Dovete andare alla radice delle emozioni, quindi andare oltre, nel caso delle banche, il sistema delle banche in sé. Cercate di raggiungere le radici delle emozioni. And again, you can discuss both positive and negative because I believe that that is the state of the world. Potete naturalmente riflettere e mettere in luce sia gli aspetti negativi che gli aspetti positivi, perché sono queste le caratteristiche del mondo e della vita. So we'll have about 5 or 6 minutes for that exercise. Avete 5-6 minuti per questo esercizio. Di nuovo in gruppo, eh? Allora, dovete parlare dello stato del mondo, secondo voi, no? Lo stato del mondo. Cioè, secondo... Partendo dalle emozioni, ok? Ha fatto l'esempio delle banche, non dovete fermarvi per esempio ai banchieri, a quello che fanno, ma andare al di là, cioè le... come volete, aspetti positivi, aspetti negativi, cioè non vi dovete soffrire, vi potete affrontare, no. Elvira. Well, he wants to better understand what you mean by going to the baseline emotions. What do you mean by going to the baseline emotions? Like, what is the motivating factor behind something like that? Quali sono? Quando parla di emozioni, radici di emozioni, i fattori motivanti.
Ok, le emozioni che hanno portato ad un certo percorso, quindi le motivazioni. So, but what is the emotion? What is the... Qual è l'emozione? Quindi sono i fattori motivanti. No. The... But what is... Greed? Is it... But is that greed? Is that fear? Is it... Ma l'emozione può essere anche, il fattore motivante può essere anche un sentimento di paura, di coraggio, a seconda delle circostanze. La banca era un esempio, eh? La banca era un esempio. Sì. I also had this discussion with a psychologist the other night, and I didn't quite understand, so. I think he's like a psychiatrist, even more than that. So yeah, the students are discussing the state of the world, both positive and negative, and yeah, just trying to tie a baseline emotion to that. So if you have a problem or a good example of something happening in the world, also trying to understand the emotional connection behind that. So let's come back together, please. Ci siete? Ragazze, ci siete? So. Ok, possiamo riprendere. I would like one person. Ok, possiamo riprendere? Va bene? Ok. So I would like one person to share their perspective on the state of the world, remembering to reflect back on the emotion behind it. Allora, qualcuno di voi adesso che presenti le prospettive dello stato del mondo, ricordando naturalmente di riflettere sulle emozioni. I'm going to write this time a little bit, and then you can just also from myself. Okay? Okay. Anybody? Allora. Sperando di aver azzeccato il discorso delle emozioni. Noi per esempio abbiamo pensato che si è trovato del potere. Exercise of power. Exercise of power. Ok. Sente? Noi abbiamo pensato esercizio del potere. So power. Exercise egoismo of power. E sopraffazione. Selfish attitudes, mm-hmm. And prevailing over the others. Ci limitiamo ai negativi. Well, these are the negative aspects. Okay. Someone else? I positivi dopo, cioè. Do you want to say something positive? Sì, se vuoi dire aggiungere qualcosa di positivo. Or say something else. Libertà. Freedom. Freedom. Uh-huh. Sì. Rispetto. Respect. Condivisione e solidarietà. Sharing and solidarity. Ok. Per quanto non si vede, ce n'è ancora tanta. È così fanno altri. Allora, noi abbiamo pensato soprattutto. So can I ask a favor of the group, is that when somebody else is speaking we give that person the full attention, please. Per cortesia, la vostra attenzione quando per chiunque prenda la parola. Noi abbiamo appena finito di leggere il libro Furore di Steinbeck e ci veniva in mente questo discorso della disumanità. The book by Steinbeck, Furore. Quindi il mercato al centro del mondo, market, non l'uomo. The world which is centered on the market and not on il sentimento man. Che c'è dietro, appunto, è la ricerca di maggiori guadagni e un
maggiore bisogno di sicurezza economica. For, higher economic profits. Profit. E quindi il potere, ricollegandomi anche a quello che ha detto Alberto prima, questo che nasce da, come sentimento, nasce da un bisogno di protagonismo. Power, power, quindi potere come bisogno di protagonismo. Need to be leaders, to take front stage, to take center stage. E quindi, diciamo, di conseguenza l'egoismo che nasce da un bisogno, da un sentimento di indifferenza. Okay. Per arrivare poi al distacco tra uomo e natura. And the divide between nature and man. Che nasce da questa esigenza di controllo, quindi questo bisogno di superiorità dell'uomo rispetto alla natura, because, cioè il controllo dell'uomo sulla natura. Man wants to exert control over nature, so that which results in the divide between nature and the human beings. E poi tra le cose invece positive. The positive side. Mm-hmm. E una migliore diffusione della comunicazione, no? A better channeling of communication, a better communication. Che nasce da un sentimento di maggiore consapevolezza. Well, better communication which results from more awareness. We are more aware and we can therefore communicate better. Altro aspetto positivo sono gli studi e le ricerche scientifiche. Among the positive side studies, scientific research. Mm-hmm. Il sentimento che c'è dietro è il fatto che le conoscenze tecniche ci aiutano a vivere un po' meglio. The technical knowledge helps us living well. Mm-hmm. Okay. Va bene, chi altri? Facciamo okay, one more person. Yeah. Allora, noi abbiamo individuato dei termini per definire lo stato del mondo. Okay. We have identified some terms to define the state of the world. E poi le emozioni che stanno dietro. Questi termini sono egoismo, egocentrismo, egocentric, indifferenza, indifference, antropocentrismo. Man-centered attitude. E d'altra parte presa di coscienza. Awareness on the positive side, awareness. Sorry. Presa di coscienza e desiderio di conoscere e cambiare. The wish, the desire to know and to change. E le emozioni. And the baseline emotions. Che stanno alla base di questo stato. Abbiamo indicato la paura, fear, l'insicurezza, insecurity, lack of trust, l'incertezza, uncertainty, la rabbia, anger, il distacco, detachment, l'inquietudine, anxiety, il desiderio di ricerca, desire to search for something, la curiosità, curiosity, e l'amore, and love. Prossimo. Ok. Last person. Ho avuto problemi a interagire proprio con il gruppo, perché invece davanti a questo esercizio ho una domanda. She had problems to interact with the members of her group. È una domanda che si è liberi di scegliere, per quanto è complessa che cos'è la libertà, ma quando si sceglie si è liberi e questo prende aspetti secondo me positivi e negativi. To make the choice, so this implies both positive and negative aspects. E questo poi appunto si è una domanda. Cioè, vuoi chiedere a lui? No, no. È la, cioè, per me l'esercizio si è concluso in questa domanda che comunque non riesco. Okay. This exercise has ended up with this question. I mean, how free we are when we make a choice when we work in a group. Mm. Noi abbiamo trovato invece sempre aspetti positivi e negativi.
nella parte negativa, la profonda solitudine. The negative aspects of the solitude, the loneliness, the deep loneliness of human beings, solitude. La mancanza di connessione con se stessi, con gli altri, con la terra. Lack of connection with the others, with the man, with oneself. I combustibili fossili, petrolio e carbone. Fossil fuels. E il sistema politico verticale. Oil and charcoal and the vertical political system. I lati positivi. But the positive side. Allora, la nostra capacità d'adattamento. Our adaptation ability. La tecnologia sostenibile. Sustainable technology. Il sole. Sun. La comunicazione globale. Global communication. L'agricoltura organica e organic, chi farming, per lei, organic farming. Volontariato, la rete. Volunteers, the network. Il superamento dell'individualismo ci piacerebbe, diciamo. To overcome an individual attitude. Un diverso approccio fra animali, natura e l'ecosistema, insomma. Different approach at the level of the ecosystem, nature and la biodiversità che è nel sistema, insomma, la vediamo come un grande aspetto positivo, anche se ormai è esaurita. The system biodiversity is a very positive aspect, although it's nearly depleted. Yeah. E il rispetto. And respect. Okay. Okay. Well, thank you for. I have to finish there. Sorry. Thank you for sharing, and also thank you for raising awareness about what it means to be in a group. Grazie, grazie per aver condiviso questi punti di vista e anche grazie per aver, posto questa domanda, questo dubbio che tu sollevavi anche su questa interazione nell'ambito del gruppo. And when we start to look at this creating of a new culture, the French said it well, actually, freedom, liberty, and brotherhood are good values. Quando parliamo quindi di comunità, il principio della comunità è molto importante, ci ricordiamo del motto dei francesi, libertà, fraternità e uguaglianza. No. So, the state of the world is complex. But I do believe that when we look at it from an emotional side, that we have the ability to make change. If we look at something like the banking system, it's really hard to imagine how to change banking. But when we look at greed, for me, it seems like, well, this is an emotion that we can address societally. Allora, lo stato del mondo è sicuramente uno stato essenziale molto, molto complesso, ma il punto di vista emotivo, quindi le emozioni sono fondamentali perché ci portano a promuovere il cambiamento. Non è come il sistema bancario, come si potrebbe mai modificare un sistema bancario? Ecco perché dobbiamo porci di fronte alle emozioni e soltanto attraverso le emozioni si può promuovere il cambiamento. And so why include this in this course? Well, it's going to be 71 hours, in my opinion, of positivity. Perché includere anche questi aspetti in un corso di questo genere? È un corso di 72 ore che deve cercare di trasmettere un senso di positività. In 1 hour of understanding some of the negative aspects of our society so that we can make progression. Quindi possiamo spendere un'ora per parlare degli aspetti negativi della società, proprio per promuoverne il cambiamento. So I'm just going to share a couple of things. A couple of things that I see as a major problem on planet Earth. The first is this lack of diversity that this trend of globalization has brought.
Allora, e passiamo adesso, cerchiamo di condividere due aspetti di questo grande problema legato allo stato del mondo. Il primo aspetto è la mancanza di diversità causata dalla globalizzazione. Tell me where this is at in the world. Sapete dov'è this quella suburban fotografia? Questa periferia, sapete dov'è? Potete dire anywhere. Dov'è? Può essere ovunque. È una foto che può essere scattata ovunque. This could be Malaysia, this può could be Spain, Malesia, Spagna, Florida, who knows? Florida. Chi può dirlo? Bari. Magari. Bari no. too nice for that, too organized. Ma quella è un'edilizia tipica dei paesi del nord. Ok. So, this eucalypt forest, it's a problem. Because of the lack of diversity, it is inherently going to be energy intensive. E non è un aspetto positivo, è un aspetto negativo, perché non c'è diversità, e soprattutto perché è un insediamento a sfruttamento intensivo di energia. Because nature prefers polycultures, not monocultures. La natura preferisce la policoltura alla monocoltura. So J. Russell Smith, who we were talking about earlier, offered up a pattern of development that we've been seeing for quite some time now. J. Russell Smith, menzionato prima, ha proposto un modello di sviluppo. And this can be applied to ecosystems or social systems, this pattern. Che può essere applicato indifferentemente agli ecosistemi e ai sistemi sociali. Forest, sistema forestale, field, un campo, plow, un campo arato, al deserto. Desert. Russell Smith. L'autore del Tree Crow. So again, whether that's one of these big corporations coming in and ruining a local economy, or it's literally this pattern, we can see the same thing of really diverse interactions of the forest, and it's slowly dwindling till you get to a desert. Quando entrano queste grandi multinazionali, queste grandi aziende, si verifica questo processo, una riduzione graduale che porta ad un vero e proprio processo di desertificazione. Okay, three slides and we'll take a break. Okay. So, ancora tre diapositive. The next one. This comes from Syngenta. Do you guys know the company Syngenta? Conoscete la compagnia Syngenta? Yeah. You know Monsanto, la right? La Monsanto? Sì. La multinazionale Monsanto? Syngenta is the same type of company, but anche even more entrenched Monsanto, in Europe. Eh? Okay, so when I was doing some research in 2012, I found this quote from the chairman of Syngenta. Quando facevo delle ricerche nel 2012 mi sono imbattuto in questa citazione del presidente di Syngenta. So it begins with the financial crisis. Parte della crisi finanziaria. Has now pushed another 100 million people into a chronic state of hunger. Allora, la crisi finanziaria che ha spinto altri 100 milioni di persone in uno stato di fame cronica, di fame e povertà cronica. And that number worldwide has now surpassed 1 billion. E quel numero ormai in tutto il mondo ha superato il miliardo. And this comes from a major corporation in the food industry. E questo è stato dichiarato dal presidente di una grande corporation, una grande azienda del settore that releases media. That releases media that says permaculture, organic farming, biodynamic farming cannot feed the world. E allora che cosa succede? La permacultura, l'agricoltura biologica, il biodinamico, l'agricoltura biodinamica non possono nutrire il mondo. So
Is chemical agriculture feeding the world now? Però ci possiamo chiedere, domandare, ma l'agricoltura convenzionale, quindi che fa uso di prodotti chimici, può nutrire il mondo? GMOs, pesticides, synthetic fertilizers, that industry, is it feeding the world? Allora, un'agricoltura convenzionale, un'agricoltura che si basa sull'uso di organismi geneticamente modificati, di prodotti chimici, pesticidi, fertilizzanti, questo tipo di agricoltura è in grado di nutrire il mondo? So the next time somebody asks you, yeah, but can permaculture feed the world? Qualcuno vi potrebbe chiedere allora, ma ok, ma la permacultura può nutrire il mondo? You should ask them, yeah, but can our current economic system feed the world? Ma il punto è, il nostro sistema economico attuale può nutrire il mondo? So the other major reason that Bill Mollison and David Holmgren wrote the book that they did was out of a perspective of energy. Allora, il libro di Mollison e di Holmgren partono anche da un altro punto di vista, un'altra prospettiva, e che è la prospettiva energetica. Because in Australia, in the States, maybe it happened here in Italy as well, in the 1970s we had a fuel crisis. Allora, negli Stati Uniti, in Australia, ma anche da noi, in Italia, gli anni 70 sono stati gli anni della crisi petrolifera. And through this, our cultures changed. E in seguito alla crisi petrolifera, anche la nostra cultura è cambiata. In the States, our cars got smaller and more efficient. Negli Stati Uniti, le nostre auto si sono ridotte di dimensioni, diventando più efficienti. Because of our reliance on liquid fuel for transportation. Proprio perché sulla riduzione del petrolio a disposizione per il trasporto. So what this graph shows is energy and resource use, population and pollution on this side of the graph. Allora, su questo grafico, a sinistra, uso delle risorse, uso energetico, popolazione e inquinamento. And on this side of the graph it shows time. Time. Ah. E invece su questa altra parte il tempo. So as society has been coming along with agriculture and then hitting the industrial revolution, our population, our pollution, and our energy and resource use has grown exponentially. Allora, con il passaggio da un sistema prettamente agricolo verso un sistema prima preindustriale e poi industriale, si è avuto un incremento del dispendio energetico e un incremento dell'inquinamento. So we're at a point in history where change is happening. It's not even going to happen, it is happening right now. Perché sapete, quindi ci sono, significa che ci sono dei momenti nel corso della storia che qualcosa cambia, il cambiamento si produce per forza. So we're at that point and there's four scenarios that David Holmgren presented in his last book. E questi sono i quattro scenari che Holmgren ha presentato nell'ultimo libro. This one, techno fantasy, assumes that we will always be finding a new piece of technology to continue our population growth. E la prima, lo scenario della tecnofantasia, tecnoimmaginazione, significa che troveremo sempre una nuova tecnologia che permetterà una crescita demografica, quindi che permetterà alla popolazione di sopravvivere. Which will continue to raise our pollution levels in our energy and resource usage. Ma significa anche che continuerà ad aumentare il livello di inquinamento e di dispendio delle risorse energetiche. The next hypothesis is called green tech stability, where we keep our current lifestyle, but it's all powered off of solar panels and wind turbines and tidal power. Il secondo scenario è quello della stabilità green tech, cioè che si basa sulla tecnologia verde, sulla green economy, quindi uno stile di, continuiamo a mantenere il nostro stile di vita, però grazie alle energie alternative come l'energia solare, le turbine eoliche e altro. And this red one here is the story of Atlantis, where there was a society
complex, and then all of a sudden, just completely drops off. E la linea, lo scenario rosso, è la storia di Atlantide, cioè una società complessa che poi è crollata improvvisamente. And the other model that is presented here is creative descent or permaculture. E l'altro modello è la discesa creativa oppure la permacultura. Assuming that what has come up will eventually come down. Cioè che un punto in alto è destinato a raggiungere il basso. And if this happens, this is going to be very ugly. Naturalmente, se dovesse mai riprodursi la storia di Atlantide, le conseguenze sarebbero assolutamente nefaste. It's most likely going to be extremely violent, and it's, I don't want it. I want to design our way out of the mess that we've created. Naturalmente, nessuno di noi vuole raggiungere quel punto di non ritorno di Atlantide. Ecco perché dobbiamo invece progettare un cambiamento per un futuro migliore. That's why it's really important to organize ourselves and begin to create this new culture. Ecco perché dobbiamo organizzarci per creare una nuova cultura. So, I could go on for hours more, but let's take a break. Potrei continuare per ore e ore, però forse è il caso di fare una pausa. And we'll come back together at 3 o'clock. E ci rivediamo qui alle 3. Okay. Can they have your slides? Yes, can they have it's your all PowerPoint? On the internet. Sì, sì. Sono disponibili anche in rete. Sono disponibili anche in rete.